Benvenuti alle previsioni del tempo di Pronto Meteo, un sito tutto nuovo, come potete vedere, ma che presenta con una maggiore visibilità anche tutte le caratteristiche di un tempo con qualche cosa, qualche aggiunta in più. Vediamo allora anzitutto l'immagine che ci arriva dal satellite, vedete l'arrivo di nuvole. Sì, perché sarà un venerdì piuttosto nuvoloso, anche se le piogge saranno solamente isolate sui rilievi e non ne attenderemo in pianura. Qui vedete il radar infatti delle precipitazioni locali a cura di ARPA, che è ben visibile, e notate proprio l'assenza di precipitazioni. Questo radar dei fulmini qui completamente assenti sulla nostra penisola, e scorrendo più sotto vedete anche, ancora più visibile di prima, la mappa delle pressioni e fronti. Campo sgombro, ma l'arrivo di nuvole. E allora, che venerdì sarà? Ce lo spiega ARPA Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Molto nuvoloso coperto in pianura e Appennino, con qualche schiarita irregolare nella seconda parte del giorno, specie sui settori a nord, soleggiato sulle Alpi con sottili velature al pomeriggio e nubi in aumento in nottata. Brevi piovigine sull'Oltrepò Pavese fino al primo mattino, ma saranno proprio isolate. Temperature minime in aumento in pianura, massime leggera e generale diminuzione, in pianura minime comprese tra 2 e 6 gradi, massime tra 6 e 10 gradi. Zero termico intorno a 1800 metri sulle Alpi, fino a 2600-2800 metri in Appennino. Venti in pianura deboli da sud-ovest o assenti, in montagna deboli o moderati da sud sull'Appennino Pavese, deboli sulle Alpi con rinforzi da nord della sera. Foschie sulla bassa pianura durante le ore più fredde. Qui vedete anche che potete scaricare in qualsiasi momento il bollettino e avrete le previsioni per i prossimi giorni. E allora potete aprire e consultare direttamente in qualsiasi momento questo nuovo sito di prontometeo.it. Ci sono tutte le delucidazioni che si riferiscono anche alle prossime ore. Con questo è tutto, noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento come al solito per un nuovo aggiornamento con Pronto Meteo nel corso della giornata di domani. Arrivederci.